Ciao scheletrine e scheletrini, un po' di vacanza, un po' di fuga dalla routine milanese fa sempre bene. La casa del milanese stressato, quindi sigla e video. Ciao a tutti, oggi io e il Pink Fluffy Unicorn siamo in una casa abbandonata, più che altro villa, e adesso la andiamo a esplorare insieme. Villa Sara è il nome di questa casa situata nel Varesotto, dove un milanese amava rifugiarsi dalla frenetica routine cittadina. La cucina pare lasciata come se avessero appena finito di mangiare, come se dovessero tornare da un momento all'altro. Addirittura vi sono ancora le stoviglie negli armadietti. I rivestimenti in legno fanno ancora avvertire una calda e accogliente atmosfera, sebbene sia disabitata da tempo. Purtroppo non sono riuscita a reperire molte informazioni, solamente il nome della villa e a chi apparteneva, ma per ragioni di privacy non divulgherò il nome. La casa è ancora a suo modo viva, come se attendesse il ritorno dei proprietari, ma questo non succederà mai perché, come potete vedere, è lasciata nel dimenticatoio e all'incuria più totale. E la testimonianza di quanto ho appena detto è proprio il giardino con tutti i cocci rotti. Insieme a questo coniglietto vi ringrazio della visione, la maledita Feliz. L'esplorazione è terminata, quindi io e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo. Iscrivetevi al mio gruppo Facebook Urbex for Passion e seguitemi su Facebook e Instagram come la maledita Feliz. Alla prossima esplorazione, ciao ciao!